Alberico Sorrentino, Movimento Nazionale di SGA, voi siete di nuovo in piazza, questa volta avete chiesto rinforzi, ci sono anche altri movimenti a sostenervi. Dopo il 17 settembre abbiamo ritenuto opportuno scendere nuovamente in piazza e l'abbiamo fatto tutti insieme questa volta, tutta la categoria degli SGA e in buona parte di assistenti amministrativi oggi è in piazza con noi, perché non abbiamo ricevuto delle risposte concrete. Alle parole non sono seguite i fatti e nella legge di bilancio non ci sono risorse per la categoria. Voi chiedete maggiore retribuzione, uno stipendio più adeguato alle vostre mansioni? Non è solo una questione di retribuzione, è una questione di garantire anche ai direttori SGA un riconoscimento professionale, oltre che giuridico, della propria figura. Per questa ragione vogliamo fortemente che venga istituita anche nel comparto istruzione e ricerca l'area delle elevate professionalità. È qualcosa a cui puntiamo e nella legge di bilancio già ci sono 200 milioni per la riforma degli ordinamenti professionali, per cui chiediamo a gran voce al Ministro affinché Brunetta nell'atto di indirizzo ponga l'area delle elevate professionalità come una richiesta categorica da parte nostra e che la contrattazione poi faccia la propria parte, per cui confidiamo che i sindacati per una volta, oltre alla politica delle chiacchiere, diano veramente un merito ad una figura che è importante, ma come del resto le nostre segreterie che sono il nostro principale supporto. Ma questo si porta dietro anche un problema di reclutamento che voi vorreste in qualche modo cambiare? Assolutamente, il reclutamento del personale, la modifica del reclutamento è essenziale, perché il sistema delle graduatorie finisce con penalizzare, diciamo, alcune segreterie, visto che non c'è un'adeguata selezione delle competenze e delle professionalità. Gli adempimenti sono complessi e richiedono delle professionalità specifiche, per cui la laurea dovrebbe valere più di un semplice diploma. Iniziamo da questo, dalla riforma di quei titoli, per arrivare poi ad una selezione vera e propria che venga posta prima dell'accesso alla segreteria. Dopodiché è giusto che anche le segreterie vengano valorizzate attraverso l'attivazione della figura del coordinatore d'area, che è già prevista nel contratto. Servono le risorse, che sono quelle che mancano, le risorse. Si fa una grossa demagogia sulla scuola, perché del PNRR, quei 16 miliardi di cui si parla, per la valorizzazione del personale, che è la principale risorsa del Ministero, non ci sono soldi.